Ben ritrovati sul canale ufficiale del Dallas Club. Io sono Drax e quest'oggi vi porto i pronostici per questo fine settimana relativi alla Serie B, terza giornata di Serie B, campionato del 2018-2019. In coda al mio video ci sarà anche quello dell'altro membro del Dallas Club, Simone, e infine caricheremo due tabelle, una tabella con per l'appunto il riassunto dei nostri pronostici di tutte e due. E infine un'altra tabella relativa a una singola, una multipla e una tripla di partite, pronostici ovviamente, di campionati sparsi per tutta l'Europa. Quindi cominciamo con la Serie B. Venezia-Benevento, tra l'altro giocano questa sera, oggi è venerdì, sto registrando il video e lo sto caricando nel più breve tempo possibile. Direi under 2,5, una partita che sappiamo come va il Venezia. Il Venezia è una squadra che fa pochi gol, ma ne prende pochi. Il Benevento è il contrario, però giocando a Venezia io credo e in un risultato positivo per il Venezia in particolare, ma sicuramente una partita da under. Ascoli-Lecce, X2. Vedo la compagine salentina meglio dell'Ascoli, che tuttavia ha un ottimo allenatore, che stimo molto, che è Serse Cosmi. Tuttavia credo che la maggior tecnica del Lecce prevarrà in questa partita e probabilmente Lecce secondo me vincerà, ma io per coprirmi vi consiglio l'X2. Brescia-Pescara, assolutamente partita da gol. Cittadella-Cosenza. Cittadella è partito come nelle ultime annate veramente bene. Squadra veneta che punta sicuramente a raggiungere i playoff e probabilmente mantenendo questo ritmo ce la farà. Cosenza è una squadra neopromossa che non ha disputato l'ultima partita, che sarebbe stata anche la prima in casa per problematiche relative al campo di gioco contro l'Hellas Verona. E secondo me, squadra che non partirà certamente battuta, cercherà di fare bene, ma il livello tecnico fra le due squadre è per il momento abissale, quindi vi consiglio di giocarvi l'uno secco. Cremonese-Spezia, over 1,5. Credo che sarà una partita, diciamo, non molto spettacolare. Potrebbe anche alla fine uscire un pareggio, magari un 1-1. Credo che lo Spezia, in questa partita si porterà in vantaggio nel primo tempo, per poi venire raggiunto, dalla squadra di casa lombarda, la Cremonese. Verona-Carpi. Questa è una partita, secondo me, a senso unico. Il Carpi è una delle squadre destinate molto probabilmente a retrocedere quest'anno in Lega Pro, l'ho vista veramente male in queste prime due sue uscite, e perciò vi consiglio l'1 handicap da parte dell'Hellas Verona o in alternativa il doppio 1 parziale finale primo tempo secondo tempo. Salernitana-Padova, gol squadra di casa, sì. Secondo me la Salernitana riuscirà con un po' di difficoltà comunque a portare a casa questa partita, però per coprirmi vi consiglio appunto questa scommessa, il gol in casa della Salernitana. Stesso discorso per la partita Foggia-Palermo, vi consiglio di giocarvi il gol della squadra ospite, dei Rosanero quindi. Infine chiudiamo con il posticipo del lunedì sera, Livorno-Crotone, assolutamente partita da gol. Lascio la parola al collega Simone. Bentornati e un saluto a tutti i membri del Dallas Club. Questo video, come potete leggere dal titolo e da quello che vi ha già spiegato il mio collega, sarà semplicemente sui pronostici della Serie B. Quindi ringrazio Drax per la linea e partiamo subito con un Venezia-Benevento da gol. Prima partita da gol della stagione del Venezia, dopo tutti under 1,5 e 2,5. Un Benevento con una bella forza di attacco e perché no anche un X2. Andando avanti, Cremonese-Spezia, propongo il gol. Ascoli-Lecce, vi propongo la doppia chance 1-2, dato che la statistica ci dice che ultimamente si sono registrati parecchi pareggi. Andiamo sull'1-2, quindi la vittoria fuori casa o in casa. Per arrivare poi a un Cittadella-Cosenza da 1 fisso, una partita da vittoria in casa, secondo la mia lettura. Così come l'Hellas Verona potrebbe vincere sul Carpi. Andando poi a finire con una doppia chance X2 in Foggia-Palermo e un'altra doppia chance uguale X2 in Salernitana-Padova. Padova dopo il pareggio con l'Hellas Verona per 1-1.
Detto questo, questi sono i miei pronostici per la Serie B. Continuate a seguirci, continuate a iscrivervi, continuate a mettere i pollici in su perché ci saranno parecchie sorprese, soprattutto al raggiungimento del 50° iscritto. Ringrazio l'11° che è stato raggiunto pochi giorni fa, siamo ancora all'inizio, ma speriamo veramente di potervi intrattenere con i nostri video che adesso stanno prendendo il format del pronostico, dato che è una passione che ci lega molto. Non vi prometto nulla perché non voglio togliervi l'entusiasmo di una sorpresa, ma ci saranno probabilmente delle novità a livello di oggettistica del canale. E detto questo, è detto niente praticamente perché non avrete capito di cosa sto parlando. Meglio così perché sarà una sorpresa per voi, nonché per noi perché è una novità anche per noi. Finito questo sproloquio con contenuti veramente miseri e minimi. Andiamo a sperare che questi pronostici si concretizzino. Cercate di unire quelli che vi ho pronosticato, quelli che vi ho consigliato e spero veramente di poter portare a casa qualcosa per noi del canale e per voi tutti che ci seguite. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video.